Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Bennett, grazie per la visione di questo video. Questa è la guida passo passo su come utilizzare SideQuest per installare giochi direttamente all'interno del vostro visore Oculus Quest. Ci sono diversi metodi, SideQuest diciamo che è uno dei metodi più semplici, quindi è molto consigliato per chi non è molto pratico con i tecnicismi. Inoltre può essere utilizzato su sistemi operativi Windows, Linux e Mac. SideQuest non viene utilizzato semplicemente per caricare giochi, ma tanti altri contenuti, sia contenuti multimediali che altri software come per esempio RiftCat, SteamVR, Bridge e tanti altri contenuti Steam direttamente sul vostro Quest da PC o addirittura tramite connessione Wi-Fi. Grazie a questo sistema potrete anche installare mod o tracce personalizzate per esempio su Beat Saber, giochi non ufficiali della libreria di Oculus come per esempio Quake, Pavlov o per esempio le funzioni di stream di Virtual Desktop. Anche se comunque, per esempio per quanto riguarda Pavlov, ormai c'è una versione nativa per Oculus Quest. Per rendervi le cose più semplici ho inserito in descrizione tutti i link dei vari passaggi che devono essere fatti. E inoltre, nel caso in cui dovreste riscontrare problemi tecnici che non riusciamo a risolvere qui tra i commenti, vi ho inserito anche sempre in descrizione il link al Discord ufficiale del supporto tecnico di SideQuest. Prima di cominciare con la guida, sappiate che c'è bisogno necessariamente di alcune cose. Ovviamente primo tra tutti un visore Oculus Quest, un computer che rispetti i requisiti minimi inoltre del visore con sistema operativo Windows, Linux o Mac, un adattatore USB da Type A a Type C solo nel caso in cui il vostro PC non disponga già di una porta USB Type C, e ovviamente un cavetto per connettere l'Oculus Quest al PC nel momento in cui ce ne sarà bisogno. Potete utilizzare anche il cavetto che viene dato in dotazione nella confezione del Quest. Per il primo passo vi invito a cliccare sulla scheda che compare o altrimenti a visitare il link in descrizione alla dicitura passo 1, dove troverete un precedente video che ho già caricato su come attivare la modalità developer sul Quest e come creare un account sviluppatore. Seguendo il passo 1 inoltre attiverete la modalità sviluppatore nel visore e scaricherete i driver ADB indispensabili per consentire al vostro Oculus Quest di comunicare e trasferire dati e file con il vostro PC. Bene, a questo punto, se avete seguito il video su come creare l'account sviluppatore e come attivare la modalità sviluppatore, dovreste già essere in possesso di un account sviluppatore, la modalità sviluppatore già attiva sul vostro Quest, e inoltre dovreste già avere scaricato e installato i driver ADB. A questo punto proseguiamo in questa guida, quindi in questo video, e andate a scaricare SideQuest. Per scaricarlo seguite il link in descrizione alla dicitura download SideQuest e assicuratevi di scaricare l'ultima versione disponibile. Una volta completato il download fate partire l'installazione e, qualora Windows ve lo dovesse chiedere, date l'autorizzazione ad installare. Anche se vi mostra la finestra di allerta, si tratta di un software fidato, quindi fate partire l'installazione. Il processo di installazione andrà ad estrarre alcuni file all'interno di una cartella. Una volta estratto il tutto, aprite la cartella di SideQuest che troverete ovviamente nel percorso da voi scelto, e al suo interno andate a cercare l'eseguibile sidequest.exe. Per velocizzare le esecuzioni future di SideQuest vi consiglio di creare un collegamento sul desktop. Ovviamente per fare ciò basta cliccare col tasto destro del mouse sull'eseguibile all'interno della cartella che avete estratto e cliccare sulla voce crea collegamento. Questo creerà in automatico un collegamento sul vostro desk. Il primo avvio di SideQuest potrebbe richiedere più tempo per scaricare eventuali aggiornamenti. In ogni caso, una volta che avete avviato il programma, troverete già all'interno numerose app utili da poter scaricare, come per esempio Bridge, RiftCat, Virtual Desktop e altre. Assicuratevi che il vostro Quest sia ancora acceso e connesso, e se il collegamento è funzionante, sull'interfaccia di SideQuest potete vedere un pallino verde in alto a destra con la dicitura Connect. In questo caso è sufficiente cliccare sull'app che vi interessa e cliccare su Install. Potete anche installare app e giochi che non sono presenti nell'elenco di SideQuest, ma siccome l'Oculus Quest altro non è che una periferica Android, per fare ciò avrete bisogno dell'archivio APK. Se siete già in possesso del file APK dell'applicazione da installare,
Basta che trascinate questo dal vostro desk, per esempio, all'interno della finestra di SideQuest e cliccare su Install. C'è inoltre una schermata che vi consente di gestire tutte le applicazioni che troverete cliccando su questa icona in alto a destra per disinstallare, pulire la cache o creare file di backup dei file APK. Bene, a questo punto la guida si è praticamente conclusa, tutto il resto sta a voi. Semplicemente SideQuest è un'interfaccia, volendo anche un motore di ricerca, all'interno del quale potete ricercare altre applicazioni da installare all'interno del vostro Oculus Quest. Quindi basta semplicemente che o caricate il file APK di quello che volete installare, oppure andate a cercare all'interno dell'applicazione SideQuest quello che volete installare. In ogni caso, una volta che lo vedete all'interno della schermata di SideQuest, basta semplicemente andare a cliccare installa se volete installare o disinstalla se volete disinstallare. Ovviamente ricordatevi che dopo averli installati potreste non vederli all'interno della libreria di Oculus Quest. Questo semplicemente perché dovrete andarli a cercare invece nella libreria delle fonti sconosciute. Bene, siamo giunti alla fine. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. In descrizione trovate il link alla pagina Facebook e al sito Instant Gaming per acquistare i vostri giochi preferiti a prezzi scontatissimi. Fatemi sapere se vi servono altre informazioni, altri trucchetti o altre guide per utilizzare al meglio il vostro Oculus Quest o altri visori che possedete, per esempio Rift S, Index, Reverb G2 o qualsiasi altro visore possiate avere. Bene, da Bennett è tutto, un saluto.